Questa è la Specialized Tarmac S-Work in colorazione Bora Hansgrohe. È quella che ha usato Davide Formolo durante il Giro d'Italia. Partiamo dalla parte posteriore questa volta. Dal tubo piantone esce un reggisella con offset 0 su cui è montata una Specialized S-Work Roaming Evo Carbon con scarico centrale per favorire la rotazione in avanti del bacino. Sul reggisella vediamo incollato il supporto per il numero di gara. Spesso si vedono fascette o elastici, ma in Bora, per massimizzare l'aerodinamica, hanno incollato direttamente il supporto con un risultato molto pulito da vedere. Andando verso la parte anteriore troviamo il supporto K-Edge a sbalzo, che ha la possibilità di adattarsi a diversi GPS, in questo caso viene montato un Wahoo. La curva manubrio è una Pro Vibe, larga 42 cm, mentre l'attacco manubrio ha una misura davvero insolita, 132 mm. In realtà, se misurati al millimetro, non tutti gli attacchi manubrio sono lunghi esattamente quanto riportato sulle confezioni. Questo è venuto leggermente più lungo e si adatta meglio alle esigenze di Formolo. Vediamo che non ci sono i satelliti del cambio in presa bassa, ma sono presenti quelli per la presa alta, utili quando si pedala in salita. Vediamo molti prodotti Ceramic Speed, che è lo sponsor della squadra. Sia i cuscinetti dello sterzio, sia quelli del movimento centrale sono del produttore danese. Passando alle ruote vediamo montate delle Roval, che vengono sempre prodotte da Specialized, modello CLX50 Rapid. Non è una scelta da scalatore, visto che nude pesano circa 1,3 kg la coppia, ma questa scelta offre un'ottima resa aerodinamica nelle tappe meno impegnative. Sui cerchi sono montati i tubolari S-Works larghi 28 mm e, come abbiamo detto, Davide usa questa bici nelle tappe più semplici, dove l'obiettivo è quello di stancarsi il meno possibile. Ecco quindi che un tubolare con sezione maggiorata può aiutare molto a livello di comfort. Andiamo ora alla trasmissione, il cambio è uno Shimano Durace R9170D2. Davide utilizza pedivella da 172,5 mm e misuratore di potenza Specialized, in grado di misurare in modo differenziato le forze impresse dalle due gambe. Altra cosa particolare è la scelta delle corone, 53-36, probabilmente per salvare meglio la gamba nelle salite affrontate piano nelle tappe dei velocisti. Al posteriore invece un classico 11-28. Non abbiamo ancora parlato dei freni. Specialized ha deciso di equipaggiare tutte le bici delle due squadre presenti al Giro, la Bora e la De Koenig, esclusivamente con freni a disco. Ai corridori resta da decidere il tipo di telaio, ovvero l'aerodinamico Venge o il più leggero e reattivo Tarmac. Formolo, con le sue scelte, cerca di unire il meglio delle due bici, ruote aerodinamiche, tubolari confortevoli uniti a telaio leggero e rapportatura salvagambe. Veniamo ora alle misure. Davide pedala su una taglia 56 con un'altezza sella di 74,5 cm. La distanza tra punta sella e centro manubrio è di 59 cm, mentre il dislivello è di 11 cm. La bici in totale pesa 7 kg e 200 g. Spero che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere nei commenti cosa pensate della bici di Formolo e quale altre bici vi piacerebbe vedere. Mi raccomando, mettete un bel like e iscrivetevi al canale. Ciao!